che sicuramente non lascia adito a dubbi, però qualche cosa di buono ha visto in questa nuova Versa Normanna, nuova perché ci sono alcuni innesti interessanti. Sì, io direi che dobbiamo partire dal secondo tempo, perché purtroppo hanno continuato a ostinarsi a voler mettere in campo un determinato gruppo e purtroppo io adesso parlerò con il tecnico, così non va bene. Noi stiamo facendo sacrifici e sforzi per cercare di risollevare questa squadra da una posizione di classifica che sicuramente io ritengo non meritiamo, per l'energia, per quello che stiamo spendendo in termini di risorse quest'anno, e quindi io ci tengo ad uscire fuori da questa situazione. Purtroppo i nostri sacrifici non vengono capiti dalla parte tecnica, adesso lo dovranno capire, perché così non andiamo avanti. Partiamo da quello che abbiamo visto il secondo tempo e andiamo avanti. Rischia qualche cosa l'allenatore? Ma l'allenatore è già rientrato, e l'allenatore adesso deve capire che noi dobbiamo portare avanti il nostro progetto e si deve adeguare, se no deve prendere lui stesso delle decisioni. Uno dei migliori nelle fila della Versa è stato Maurizio Peruso, fresco, reduce dall'esperienza in Cavorrano, sicuramente dovrà essere utile. Ma sicuramente Maurizio ha dimostrato di avere voglia e entusiasmo e ha lottato fino all'ultima palla. È un ragazzo che non merita di affondare in questa nave, dove ha fatto una scelta importante, e quindi io sono il primo a tenere che Maurizio dimostri il suo valore. L'ho dimostrato oggi sul rettangolo di gioco, ma deve uscire alla grande da questa situazione. Grazie. Presidente, ritornando un attimino al discorso che facevi del gruppo e delle scelte tecniche dell'allenatore, ritieni che questa era una partita sicuramente importante, che doveva rappresentare per la Versa Normanna un punto di ripartenza, perché la squadra viene da sette sconfitte, questo è arrivato all'ottavo in dieci partite, e probabilmente oggi, visto che c'erano diversi squalificati infortunati, tra cui quattro under che di solito vanno in campo, probabilmente oggi si doveva prendere una decisione diversa dal punto di vista tecnico, magari rinunciare a giocare insomma senza under. Questa è una scelta prettamente dell'allenatore, ci tengo a sottolinearlo, perché noi come società gli abbiamo anche detto che stiamo facendo grandi sacrifici per uscire da questa situazione, e potevamo anche rinunciare a giocare con gli under, gliel'ho detto già domenica contro la Salernitana, gliel'ho ripetuto questa settimana. Purtroppo loro fanno queste scelte che io non condivido, però da domani, che prepariamo la partita per sabato, si andrà in un'altra direzione, perché così non va bene. Abbiamo un gruppo di ragazzi che vogliono lottare e che ci tengono, ci sta nel gruppo qualcuno che non sta lottando e deve andare via, perché non, in questo momento ritengo che non ci può dare assolutamente una mano, e l'allenatore questo lo deve capire, non deve continuare a perseverare in questo suo modo di operare. Quindi mi sembra di capire che comunque la società e diciamo non ha contribuito alla, diciamo, questa decisione di presentare comunque oggi i tre. Assolutamente no. E tenere in panchina i giocatori. Abbiamo dato la disponibilità all'allenatore di fare le scelte per mettere la squadra migliore, per portare a casa il risultato, per portare a casa i tre punti oggi. E quindi non ritengo assolutamente giusto quello che è stato fatto. Vuoi dire qualcosa ai tifosi avversari? Comunque oggi, già adesso attraverso il sito, abbiamo visto dei commenti che veramente vanno verso tutte le direzioni, verso la società, l'allenatore, insomma. I tifosi avversari devono capire che noi stiamo portando avanti un progetto importantissimo, e che sicuramente qualcuno parla, io leggo alcune cose, sento alcune cose in città, questi tifosi non sanno i sacrifici e l'entusiasmo che noi stiamo mettendo in questo progetto. Stiamo mettendo in campo anche delle risorse oltre quelle che realmente avevamo preventivato quest'anno, per riuscire a tirarci fuori da questa situazione. Purtroppo qui ci sono troppe persone che stanno intorno alla squadra che pensano di essere dei soloni. Adesso basta.
Dico anche ai tifosi, stateci vicino perché io insieme a voi non sopporto assolutamente di continuare a stare in questa situazione che non meritiamo, anche perché abbiamo le possibilità, le potenzialità per fare altro tipo di partite e avere dei risultati sicuramente positivi. Stateci vicino perché noi siamo i primi tifosi e ci teniamo più di voi. Quelli che parlano male probabilmente o non vogliono capire o sono in malafede. Presidente, Panarelli, Ricci, Peluso e Wagner sono giocatori importanti per di categoria e forse di categoria superiore. È di categoria superiore. Abbiamo sentito in settimana che probabilmente arriverà anche un attaccante, non so se ce lo vuoi confermare. Ma stiamo lottando, io sto in ottimi rapporti con varie società, stiamo cercando di portare a casa dei calciatori un altro calciatore importante. Se ne è parlato e quindi è inutile nascondere, abbiamo parlato di Tulli, la società del Latino è molto disponibile a far venire Tulli da noi e ovviamente se andiamo avanti così certamente è anche difficile convincere i calciatori a far parte di questo gruppo, quindi ognuno si assuma le proprie responsabilità. Grazie.